Palazzo Reale a Milano ospita la mostra Picasso Metamorfosi. Il richiamo è alla celebre opera di Ovidio ed è dedicata al rapporto che il genio spagnolo ha sviluppato con il mito e l'antichità durante la sua carriera artistica. È una particolare prospettiva quella che viene proposta al visitatore per quel che riguarda il processo creativo dell'artista spagnolo. La mostra, curata da Pascal Picard, direttrice dei musei di Avignone, fa sosta a Milano, tappa di un progetto della grande rassegna europea triennale Picasso Méditerranée, promossa dal Museo Picasso di Parigi con altre istituzioni internazionali, e presenta circa 200 opere tra lavori realizzati da Picasso e opere di arte antica che sono state spunto di ispirazione. L'antichità dunque, in tutte le sue forme, si ritrova nelle mitologie reinventate da Picasso e suddivise, in questa occasione a Palazzo Reale, nelle 6 sezioni allestite per i visitatori. L'introduzione della mostra è dedicata alla mitologia del bacio, riunendo 3 artisti, Picasso, Rodin e Ingres. Picasso scardina i codici della pratica artistica ed accademica, poggiandosi sulla formazione classica. Prima di lui, gli altri 2 artisti erano stati ad aprire questa strada. In questa sezione, i dipinti di Picasso fanno da contrappunto a 2 opere particolarmente emblematiche, che sono Il bacio di Rodin e Paolo e Francesca. Il confronto tra queste opere svela come Picasso abbia un approccio che porta ad una interpretazione libera e al tempo stesso innovativa dell'antichità. Ne sono diretta testimonianza le versioni del bacio presenti in questa esposizione, diverse una dall'altra, mostrando un elemento che è stato al centro dell'opera di Picasso, ovvero il suo rapporto con l'universo femminile. Il bacio è come un segno, ha scritto la curatrice Picard, individuando un soggetto e dove l'innovazione picassiana consiste nell'isolare il bacio trasformandolo nell'espressione di una fusione, fonte di creatività che attraversa tutte le esperienze plastiche della carriera di Picasso. L'opera Il bacio è autobiografica, appassionata ed esasperata. La seconda sezione, intitolata Arianna tra Minotauro e Fauno, si sofferma sull'esigenza estetica di Picasso, rifacendosi alle raffigurazioni di tanti esseri fantastici presenti nella mitologia classica. Sono opere popolate da fauni, ma anche minotauri e centauri. Qui la figura di Arianna rappresenta la bellezza, suggerendo una rinascita ciclica e senza fine tra tradimento e idilio amoroso. Picasso rappresenta nelle sue opere odalische sprofondate nel sonno e che rimandano all'opera Arianna addormentata. Attorno a questa figura, l'artista spagnolo sviluppa temi che gli appartengono e ricorrono nella sua produzione, quali il Minotauro, l'arena, la guerra, la passione amorosa e l'ebbrezza della vita.
Ed ecco che la bellezza di Arianna è offerta alla contemplazione in una serie di raffigurazioni, come nelle Acque Forti, il ragazzo pensieroso che veglia su di una donna dormiente a lume di candela, i disegni a matita due figure e donna con le braccia incrociate sopra la testa, o anche per quelli che sono gli oli presenti in questa esposizione. Il virtuosismo di Picasso si è sviluppato a contatto con una pratica accademica della quale padroneggia tecnica e repertorio. Questo dopo aver assimilato le forme della scultura greca. Un approccio suo che si è sviluppato ulteriormente dopo un viaggio compiuto in Italia nel 1917 e dal suo incontro con Olga Koklova. In dipinti come Tre donne alla fonte, si può notare come il soggetto sia ispirato da una pittura di un vaso greco ospitato al Louvre, museo questo che Picasso ha visitato spesso, trovando ispirazione anche da figure di bassorilievi greci. Ciò è rappresentato ad esempio per il suo dipinto Donna seduta o il suo bronzo Uomo stante, tutte figure reinterpretate in chiave originale. I vasi greci d'epoca geometrica attirano la sua attenzione con la loro stilizzazione. L'arte greca, cicladica, è presente nella serie in bronzo I bagnanti, oppure nel dipinto Nudo seduto su fondo verde. Uno spazio importante è dedicato alla ceramica. Picasso la scopre nel dopoguerra, scrive la curatrice della mostra Pascal Picard, aprendo un nuovo capitolo alle sue declinazioni dall'antico, sperimentandone il potenziale artistico della terracotta dipinta che evolve l'oggetto dalla funzione di uso quotidiano allo status di opera d'arte. È stata la ceramista Suzanne Ramier ad incitare Picasso nella ricerca di nuovi profili di vasi, stimolandone la consultazione dei reperti archeologici. L'artista ha così utilizzato vari materiali riciclati di studio come frammenti di contenitori per uso di cucina oppure piastrelle, arrivando a esiti considerati straordinari, quali il portafiori a forma di anatra, il toro con le banderillas gialle, per restare nel contesto delle ceramiche, oppure nel suonatore di flauto doppio seduto o la donna con mantiglia, per restare nelle terracotte. Il percorso si conclude con una scultura, La donna in giardino. È del 1932. È in materiale saldato,
di riciclo e dipinto di bianco ad evocare il marmo e che fa da apripista nell'ultima sezione per introdurre le Metamorfosi di Ovidio, alle quali Picasso ha illustrato una celebre edizione del 1931 pubblicata da Albert Schirra. L'importanza della pratica dell'acquaforte nell'opera di Picasso, applicata alla edizione a stampa, permette di approdare al libro d'artista. Picasso ha inciso la lastra di rame con un semplice tratto che crea un effetto che fa concorrenza al disegno. Le scene immaginate dall'artista accompagnano il testo, sottolineando l'importanza della fonte letteraria nell'interpretazione che ne viene proposta. Come è stato detto in sede di presentazione, la mostra Picasso Metamorfosi propone di penetrare nel laboratorio intimo di un artista mondiale, alla luce delle fonti antiche che ne hanno ispirato l'opera, ma anche di svelare i meccanismi di una singolare alchimia che pone l'antichità al cuore di una modernità determinante per l'arte del XX secolo.